Salve a tutti ragazzi e bentornati al canale di ToxicGamer88. Cominciamo una nuova serie che spero sarà una nuova serie. Questo lo deciderete voi e lo deciderà anche il numero di visual. Una nuova serie su Dark Souls Remastered. Quindi partiamo subito, bando alle ciance. Già avete visto, se conoscete il canale, la mia vecchissima serie sul primo Dark Souls. Come gioco, ma questa sarà una serie diversa, la vorrei studiare insieme a voi. Questa volta sceglieremo come classe il guerriero, il dono, la classica chiave universale. E saranno episodi, tra virgolette, molto brevi, nel senso che suddividerò la serie e gli episodi in base ai boss, in base ai luoghi. Per esempio, in questo primo video faremo soltanto il tutorial per vedere come reagite al video. Se vedo che va bene, ragazzi, automaticamente. Vabbè, rasato, dai, che cazzo ce ne frega. Ok, classe guerriero. Sì, iniziamo. Skippiamo anche il filmato. Su, via. Lo conosciamo tutti. Perfetto, edizione Remastered. Naturalmente si gioca in offline. Mica dobbiamo stare qui a farci aiutare dagli altri rotti in culo. Cioè, altrimenti non c'è. Mamma mia, che brutto. Almeno mettiamogli i guanti. Quindi voglio fare una serie veloce, studiata, perché poi durante il tutorial sto registrando senza aver già preparato nulla. Ma dal prossimo episodio, semmai ci sarà, studierò la build del personaggio. Naturalmente dovrò fare una bellissima build fisica con qualche arma di quelle stravaganti, tanto DPS, resistenza, vabbè, stamina in questo caso. Mamma mia, non lo gioco da una vita Dark Souls, perciò l'ho soltanto provato. Se volete sconfiggere il boss per ottenere la sua arma, potete farlo, purché vi scegliate come dono iniziale la bomba nera. Il bello di conoscere un titolo è appunto questo. Siamo stati fortunati. Infatti, come vedete, non mi va di parlare di lore o di tutto il resto. Ho scelto questo personaggio perché, appunto, come arma iniziale ha la spada lunga, che è un'arma ottima. Cioè, se la portate a più 10, è un ottimo moveset, potete fare veramente tante porcate. Gioia per 360. La nuova grafica è veramente. No, nuova grafica, è una edizione remastered. Cercherò di morire il meno possibile e di bestemmiare il meno possibile. Quindi meno tagli vedete, meno bestemmie ci sono. Quindi automaticamente. Ma perché? Perché ho fretta. Ho già fatto un gameplay, una serie su Dark Souls, era però a 720. Il joypad mi tradisce. È una cosa male. Ha droppato cose. Quindi mi raccomando, io aspetto a voi. Lascerò l'episodio semplicemente. Nemmeno settato l'audio, quindi wait, dove sono le impostazioni? Le impostazioni, dov'è l'audio? Opzioni. Ah no, vabbè, scendo di un puntino e dovrebbe andare bene, quindi ottimo. Proviamo a fare il nostro primo Perry. E fallisce miseramente. Curiamoci. Questo non è che sia un parry perfetto. Farlo al primo colpo. Ci
Cioè, calcolate che non tocco un Souls da veramente tanto, tanto tempo. Attraversiamo la nebbia, sparo a due mani. Qui. Faccio il salto. Utilizzare lo scudo. Penso che non è più. Naturalmente se non schivo muoio. Grazie. La lentezza di Dark Souls un po' meno. Andiamo lì dietro. Vabbè, questo era il tutorial, abbastanza semplice. Niente di così difficile. Abbiamo consumato qualche fiaschetta Estus. Arriviamo almeno al santuario del legame del fuoco. Ricordo qualche cosa di Dark Souls. Per la lore non mi pronuncio, non sono qui per farvi la lezioncina sulla storia di Dark Souls, anche perché è tutta supposizioni. Di certo c'è, ci sono soltanto alcune cose, tutto resta speculazione. Io non sono un tipo che specula su queste cose. Non mi piace, ragazzi, il metodo di narrazione di Moon Souls. Non mi piace, non mi dice assolutamente nulla. Cioè io devo fare delle supposizioni in base a che cosa? Agli oggettini? E chi mi garantisce che quello che sto dicendo è vero oppure no? Comunque, siamo arrivati qui al santuario del legame del fuoco. Niente di così difficile. E qui termino l'episodio. Non avanzerò di livello, anche perché ancora devo studiare come affrontare il titolo, come studiare, come creare il personaggio. Quindi ci sarà una sezione di studio del personaggio, sempre se la serie proseguirà. Quindi ragazzi, termino qui questo episodio. Mi raccomando, lasciate like, commentate e condividete. E noi ci vediamo forse col prossimo episodio di Dark Souls Remastered. Alla prossima.